Da questo punto, sopra Calamacchia, che è qui sotto, ovviamente, si vede tutta l'isola di Peristera, dalla parte più a nord, coperta solo di roccia, non ci sono alberi, a scendere verso sud, col braccio di mare, sì, tra l'isola di Peristera e l'isola di Alonissos. Lì sotto è Calamacchia e lì c'è invece Stenivala. Magari ci fermiamo tra qualche centinaia di metri più avanti per riprendere meglio anche quel posto. Non si vede Agio Dimitrios perché dietro probabilmente quella collinetta lì sul mare. Peccato, la luce è sempre così. Deve passare di qua al pomeriggio. E lì le altre isolette separate. E là ce n'è un'altra sullo sfondo, ma con questa umidità terribile si vede poco. Quella lì è la strada che va giù. Sì, vai lì. Sì. No, questa qui. Giù con la macchia che doveva essere lì sotto, che non si vede qui adesso perché dietro questa collinetta qui lì sotto c'è il porticciolo, non si vedeva da prima da là, e là c'è Agios Dimitrios là in fondo, la vedi la strada, questa qui non so se è ancora il pezzo che poi più avanti si congiunge oppure no, non so, perché non è che si capisca bene dov'è l'incrocio, perché sembra che là. Però se lei già Stenivala, va bene, anche riesci a capire bene la posizione. Vabbè, ci fermeremo ancora più avanti.